stato l'ultimo a rendersi al Punjabi Clutch di Jinder Mahal. Un Mahal che però ha peccato d'orgoglio, peccato di superbia, ed è caduto, tra virgolette, nella trappola tesa di Bo Dallas. Potrebbe essere un errore, anche se sicuramente è ancora più pronto rispetto al suo avversario, ma mettere in palio una cosa che hai già conquistato storicamente è sempre molto pericoloso, perché è tutto da perdere e nulla da guadagnare. Andiamo a scoprire dunque se Bo Dallas mantiene le promesse oppure se ha vissuto soltanto una giornata fortunata. Beh, ma come si stanno mettendo le cose? Mahal non vuole lasciare aperto alcuno spiraglio all'esuberanza del giovane rivale. È vero, per Dallas è la prova del 9. Bisogna capire se la sua splendida, seppur non vittoriosa alla fine, la prestazione del Fate Forward della settimana scorsa è stato un fuoco di paglia, è stato un exploit isolato, oppure può essere confermata in questo incontro uno contro uno, quindi più classico, nel quale la fortuna, la casualità gioca un ruolo inferiore. Il Maharaja Jinder Mahal è sicuramente più preparato dal punto di vista tecnico. In più ha una carta vincente, le sottomissioni. Dall'altra parte Bo Dallas deve puntare tutto sulle improvvise accelerazioni e su uno stile d'attacco poco prevedibile. D'altronde lo abbiamo visto nel ring talmente poco che Mahal non può aver affrontato delle difese ad occhio. È rapido e esplosivo, Dallas riesce a coordinarsi in breve spazio per eseguire la spia, che è la sua manovra più temibile. Per il momento c'era sembrato sempre molto acerbo, sta andando incontro a una trasformazione fisica, si sta ingrossando di settimana in settimana, vediamo, ovviamente sta facendo molta palestra, negli esordi era molto più longilineo, quantomeno molto più allampanato. Questo però non gli è stato dietro agilità, non gli è stato dietro rapidità ed è sembrato tutto sorrato. Non mi piace come sta combattendo Bo Dallas. Sta controllando il match con prese statiche di logoramento, ma troppo deboli per impensierire davvero il Maharaja. È sempre lì con delle headlock alla testa, ma andiamo a contare i danni. Sono risibili. È come trovare una quercia e prenderla a testate, alla lunga ti fai male tu. Sì, fino a questo momento è una tattica tendistica quella di Dallas, che sembra in controllo della situazione, ma per ora deve ancora sganciare le armi migliori del suo repertorio. Mahal cincisca, perde tempo, ma è assolutamente consapevole di come si sta svolgendo il match. Il Maharaja è esperto, è sornione, sa che quanto è accaduto finora conta poco. Guarda, un calcio, un pugno, una gomitata ha fatto più danni lui in 3 secondi. Ha completamente sovvertito l'inerzia del match e gli è bastato davvero poco. Ora va vuoto però con il braccio teso, si comincia a far sul serio anche per Dallas. Atomic drop e poi colpo d'avambraccio in corsa. Non lascia spazio a Mahal, così deve lottare, tenendo il ritmo costantemente alto. Bel po' di drop a sé. La fiducia aumenta, sale. Le manovre non sono perfette, ma poco importa, vanno a segno. Non così, il dropkick. Questo è un errore pesante che rischia anche di costargli la Punjabi Clutch, ma riesce a sgusciare via. Bo Dallas riparte all'offensiva, niente. La serie magica si è spezzata, Mahal esce dal ring e si prende una pausa. Americana e troviamo ancora Bo Dallas all'attacco con una maggior convinzione. Ha lasciato nel porto le titubanze e si è gettato con coraggio nella vasca piena dei piragni. Ma Mahal continua a rallentare, continua a spezzare il ritmo del suo avversario. Si mette le corde, si aggrappa, cincischia, riduce il raggio d'azione di Dallas e seppur subendo qualche colpo lo rende meno pericoloso. C'è anche il richiamo dell'arbitro per azioni ripetutamente oltre il regolamento. Questo è grasso che cola nel piatto di Jinder Mahal. Jumping knee, ma è solo 2. Non aspettava altro. Mahal ha tirato Dallas alle corde quando è arrivata inevitabile
palle, il cosiddetto rope break, interruzione da parte dell'arbitro, è partito subito alla controffensiva e ora il vantaggio è nelle sue mani. Continua ad alternare colpi diretti e prese di sottomissione. Ora con questa cintura alle spalle cerca di logorare ulteriormente Dallas. 7 giorni fa Dallas non aveva niente da perdere, partiva come l'ultimo della lista e lì ha tirato fuori una prestazione strepitosa. Oggi invece, che ha tutti i riflettori puntati addosso, sta facendo schifo. Sta veramente oscurando quanto di buono ci ha mostrato nella puntata precedente. E anche il match diverso secondo me che lo penalizza. L'altra volta con 4 giocatori sul ring c'era più spazio per le iniziative improvvisate, per il cogliere le opportunità che si potevano presentare sul momento. Qui invece la strategia te la devi costruire tu. Il peso del match è tutto sulle tue spalle e questo Dallas ha ancora parecchio da imparare. Secondo me è schiacciato dal nervosismo e dalle aspettative. Io ad esempio ricordo da ragazzino ero arrivato terzo in una prestigiosa gara di nuoto del nord della Lombardia. La volta dopo sono arrivato 40esimo. Perché? Perché ero casato, contento, avevo festeggiato e non mi ero allenato bene. Chissà mai che questo Modalas anche lui gli siano entrati un po' di grilli nella testa, si senta già arrivato e non abbia adeguatamente preparato la battaglia. Sì. Capita spesso anche a livelli più alti, insomma, anche a livelli olimpici. Abbiamo raccontato anche diverse volte. Yeah. La leggenda è capitata allo stesso Martelli, no? Le piedi di Atlante, se non sbaglio. Era attesissimo, era il favorito, record del mondo, in casa, non è riuscito a esprimersi ai livelli che tutti si aspettavano. Perché? Perché si è tutta la pressione psicologica, soprattutto in questi sport in cui la concentrazione è fondamentale per tirare fuori la forza che uno ha dentro e il livello è grandissimo, basta un nulla per piombare dal primo al millesimo posto. Tutte le iniziative di Bodallas vengono subitamente ammutolite. Forza Bo, se vuoi vincere il ruolo di primo sfidante devi lasciare nel ring tutto quello che hai. E oggi stai deludendo, lo sai anche tu, ma c'è ancora spazio e tempo per risalire la china, ma devi essere il primo a crederci. Per il momento non sembra volgere al bello il meteo di Bo Dallas. Da ormai diversi minuti l'iniziativa è nelle mani di Cinder Mahal, che ora forse però commette l'errore di sentirsi troppo sicuro. Lascia Dallas un po' di tempo, un po' di spazio per riprendersi, che però il giovane per il momento lo sfrutta. Finalmente gioca d'anticipo! Prende il Marasha! Gli stampa lo stivale in faccia! Dai una bella mossa acrobatica! Va bene anche il braccio teso, però Dallas devi rischiare, chi non risica non rosica. Parte ancora la rincorsa, è un po' limitato il repertorio di Dallas con questi colpi diretti, a volte usando l'abbrivio delle corde, ora va segno con la power slam, subito schieramento, Mahala si salva, ma non così facilmente, questo colpo ha ottenuto dei buoni effetti. Sono piatti però che il Marasha ha già digerito contro avversari ben più forti. Qui ha provato la schiera all'angolo e ci lascia le pelle. Sì, ha commesso un clamoroso buco nell'acqua, ma va a incassare i dei. Un jump clutch. Non scapperà mai, ha pure la schiena, è rivolta verso le corde più vicine. Non può far altro che arrendersi. Cede. Ed è un peccato perché Bo Dallas si è sopravvalutato, ha fatto